ti faccio giusto un paio di raccomandazioni. Spegnere i cellulari o metterli in modalità aereo. Tenere la mascherina su per tutta la durata dello spettacolo. Cercare di mantenere il minimo di distanza di sicurezza. E poi, per favore, appena terminato lo spettacolo, sempre per motivi di sicurezza, vi chiedo di abbandonare il parco. Questa sera Santa Chiara Orchestra presenta le danze di Dioniso, scritto e diretto dal maestro Carlo Saiello. Buona serata! Buonasera. Buonasera. Questo posto che ci lascia senza parole. Vi parlo sia come direttore artistico di questa rassegna che ha ottenuto un grande riscontro, quindi ringrazio voi e ringrazio il pubblico che ci ha seguito con entusiasmo e con grande partecipazione. Poi due parole su questo progetto. Diversi anni fa mi innamorai della figura di Dioniso, mi trovavo in Germania e cominciai a scrivere delle canzoni ispirate al dio dell'ebbrezza. Poi queste canzoni furono pubblicate in un CD da un'etichetta di Berlino, Oriente Music, e con una grande promozione in Europa, presentazione a Rotterdam. Poi questi brani hanno preso un percorso autonomo, sono stati interpretati da vari artisti, da varie artiste, e di solito li faccio sempre nei miei concerti. Quindi ci tenevo a dire questo, perché quelli che mi conoscono e che seguono i miei concerti, mi faceva piacere far sapere l'origine di questi brani. Un'altra cosa che voglio dire è un concerto totalmente acustico, senza amplificazione, senza microfoni, senza luci. Purtroppo deve durare 50 minuti, perché prima del appunto... E quindi ringrazio il comune, ringrazio la sovrintendenza e... Patrizia Spinosi! Casi viva.
Si immagina che la nascita di Dioniso fosse dovuta all'incontro fra cielo, fulmine, tuono e femminilità del suono. Non si chiamava neppure Dioniso allora, era il toro totale che cala dal cielo, emerge dalle acque, pascola sotto i platani. Arianna, dea del labirinto, figlia di Minosse, re di Creta, l'accompagnava, la osservava intensamente. Divenne Minotauro al centro di uno spiazzo per la danza. Arianna, chiamata anche la signora delle tenebre, aiutò uno straniero di nome Teseo ad uccidere la bestia. Il vincitore, per ringraziare gli dei, eseguì un ballo antico che imitava l'uccello della gru. Thank you.
Dioniso non fu Arianna, ma fu un ragazzo. Si chiamava Ampelo. Un giorno un toro lo trascinò col corno che affondava sempre più nella sua carne. Morto Ampelo fu trasformato in una vite. Era appunto ciò che mancava alla vita, l'ebbrezza. Dioniso regalò agli uomini il vino e la consolazione delle loro terribili e costanti sofferenze. Simbara nella luna cada guarda, simbara nella luna cada guarda, para da morre avò, para da morre avò, avò de scudo che avò con ballona, avò de scudo che avò con ballona. Sim.
sciatate, tutta campagna è verde e profumata. È fresco agnè, è fresco agnè. Terra santa, terra bruna, cara ne stella, forza gira luna. Terra generosa, cancella ogni cosa. Io se c'è sarà brutta, e al centro c'è la rosa, 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 rosa. Erano soprattutto donne, menadi e baccanti. Il loro frastuono si alzava terribile nella foresta, battendo nacchere, piatti e tamburelli. Ma forse il nucleo del dionisismo era il ballo in vortice e chi lo eseguiva si smarriva. Le invasate di Dioniso scuotevano la testa vorticando, danzando al suono acuto dei tamburi celesti. Dama, 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 dama,
vista mai, bella così non l'ha già vista mai. Cosa consistessero i misteri eleusini non è dato sapere. L'uomo ai misteri eleusini imparava ad avere un destino dopo la deposizione della tomba, sopravvivendo come puro spirito. Misteri eleusini, dove si impara a morire come chicchi nella macina. Seguiva il pieno inverno, quando si danzava sacrificando un capro, per rivestirsi della sua pelle e diventare sani.
Dioniso è il dio del teatro e delle maschere, da cui il carattere licenzioso di molti spettacoli. La tragedia era stata preceduta da una lode di Dioniso recitata dal corteo, chiamata Ditirambo. Si staccò, pare, una voce dal coro e si introdusse un dialogo tra coro e attore, per svilupparsi via via con l'introduzione di nuovi attori. Nella tragedia il coro cantava e illustrava il discorso melodico atteggiandosi in danza. Shut up!
fascina fa, non mi fascina fa, non mi fascina fa, che è una vita, vita è una sola vita, a vita è una sola vita. Si appena ritto pure chi facetta stu d'amore, si appena ritto chi osa verso una di stu d'amore, si appena ritto pure chi facetta stu d'amore, si appena ritto chi osa verso una. Chiamato anche falso uomo oppure il femmineo. Del grande femminino il cristianesimo ha accolto solo una piccola parte, rifiutandone invece la più grande. È vero che il dogma della Chiesa, colei che partorisce il Dio, viene proclamato ad Efeso, la città di Diana dei molti seni, ma l'opulenza delle antiche madri non venne in alcun modo trasferita nella figura di Maria.
cristianità vietò di sprofondarsi nei deliri, imponendo sempre la più rigorosa virtù. Suo malgrado, la Chiesa dovette tollerare un periodo nel quale il dionisismo si potesse perpetuare, il carnevale. In un certo senso, il dionisismo tramontò, ma feste carnevalesche rimasero e forse qualcos'altro. La sfilata dell'antico carro con bevute, balli mascherate nel periodo che va sotto il segno dei pesci. Thank you.
Ah!
Clina nel Salento è rimasta quasi intatta una cerimonia che preserva spunti dionisiaci. Le donne possedute da una tarantola si recano alla cappellina di San Paolo. Si comportano come menadi spericolate, dando in urli come quelli che dovettero echeggiare in antico nelle foreste di montagna, finché la tarantella rituale le esaurisce e le acquieta ai piedi dell'altare del santo. Alcune sette dervisce ai margini dell'ortodossia islamica risentirono del medesimo influsso dionisiaco. Estatici si perdono in vortici perché la salvezza viene solo danzando. E allora inebriatevi! Abbandonatevi al delirio
bacchico, il cuore della vita è l'estasi. Occorre inebriarsi per giungere al centro dell'esistenza e valutare il peso che ci grava sulle spalle. Thank you.